Buonasera, benvenuti ai Musei Civici per questo secondo appuntamento dei Musei in diretta. Una serie di finestre digitali online attraverso le quali il museo vuole comunicare che oltre le sue sale chiuse al pubblico le attività fervono. Fervono e riguardano più direzioni, riguardano la cura e l'incremento del patrimonio. All'incremento del patrimonio è stata dedicata la prima puntata streaming dell'11 di dicembre, mentre agli aspetti della cura, dello studio, della tutela sono dedicati i post su Facebook e sugli altri social media che vengono diffusi in questo periodo. L'appuntamento di oggi è invece dedicato alle attività, agli eventi che il museo realizza quest'anno in maniera molto ridotta, ma qualcosa siamo riusciti a fare, in particolare in occasione del Festival Filosofia. Su questo tornerò fra poco. Poi ci saranno due appuntamenti a gennaio dedicati invece alla ricerca, a due importanti ricerche che sono destinate ad essere poi divulgate al pubblico, speriamo in presenza, attraverso modalità diverse sulle quali stiamo lavorando. Torniamo alla puntata di oggi, una puntata che viene organizzata in occasione delle imminenti festività natalizie e che è dedicata alla conclusione di quello che si è profilato come un work in progress, l'installazione site specifico realizzata dall'artista Alice Padovani in occasione del Festival Filosofia dedicato al tema macchine. Ma a proposito di Festival Filosofia, che è stato forse uno dei pochi periodi felici di quest'anno così sfortunato, vorrei passare la parola, abbiamo in linea il direttore del Festival, Daniele Francesconi, che invito a prendere la parola. Buonasera a tutte e grazie per questo invito. Sono particolarmente lieto di essere con voi in questa conclusione di un percorso che è cominciato nei 3 giorni del nostro festival e credo che sia importante prima di tutto ringraziare il vostro lavoro. I Musei Civici anche in questa anno così difficile, così drammatico, nell'edizione più travagliata del nostro festival non hanno voluto far mancare la loro partecipazione, l'hanno fatto con grande impegno e quindi credo che sia importante ringraziare prima di tutto la direttrice Francesca Piccinini, le curatrici dell'installazione Cristiana Zanasi, Cristina Stefani e Serena Goldoni e naturalmente l'artista Alice Padovani. Noi, come ricordava la direttrice, abbiamo lavorato sul tema macchine da tanti punti di vista. Una delle questioni fondamentali per noi era quello di mostrare come le macchine, che siano digitali, meccaniche, apparati, non sono solo delle funzioni, ma sono delle situazioni in cui si creano relazioni tra persone e oggetti, tra persone e artefatti. È qualcosa che ci dimentichiamo anche nella nostra pratica quotidiana. Siamo immersi nel rapporto con le macchine, ma lo facciamo in modo molto spesso abitudinario, no? In modo dormiente, passivo, automatico. Non ci rendiamo conto di quanto di noi si rispecchi anche. E spesso per, come dire, interpellarci e farci uscire da questa situazione così passiva occorrono dei gesti artistici come quello che ha messo in scena, allestito Alice Padovani nel lapidario del Palazzo dei Musei, in questo flow, in questo insomma lavoro in progress che durante i 3 giorni è andato avanti e che per noi è stato, come capita spesso con gli appuntamenti del programma artistico, particolarmente significativo proprio perché metteva in pratica, in visione, in azione, in scena, in allestimento tanti dei concetti che nelle piazze venivano articolati su un piano diverso, più dialettico. Quindi mi rallegro particolarmente di poter essere con voi ad assistere alla presentazione di questo ultimo atto del percorso e vi ringrazio davvero di nuovo per essere state al nostro fianco anche in questo anno così difficile. Grazie Daniele per il tuo intervento, per l'apprezzamento che ancora una volta stai dimostrando, hai dimostrato nei confronti del lavoro del museo.
Il museo ha scelto il tema dell'installazione site specific realizzata dall'artista Alice Padovani, ricordo il titolo, che è il titolo della puntata di stasera, Archival Impulse or the Museum Machine, in relazione alle celebrazioni imminenti del 150esimo di fondazione del museo stesso, che è avvenuta nel 1871. Un museo nato in un'ottica positivista, concepito per mostrare, diciamo, per organizzare lo scibile attraverso un'ottica rigorosa, attraverso un'ottica classificatoria. L'artista interpellata ha interpretato, diciamo, questa ottica che è stata alla base della nascita del museo in modo creativo, in modo emozionale, proponendone una interpretazione contemporanea. Diciamo, nel merito di questi temi entreranno le curatrici, tutte appartenenti allo staff del museo, due delle quali oggi qui presenti, Serena Goldoni, Cristina Stefani e Cristiana Zanasi, che oggi appunto purtroppo non ha potuto essere presente, insieme all'artista Alice Padovani. Saranno loro che ci spiegheranno come questa iniziativa, che è nata come installazione site specifica, è divenuta in realtà un work in progress, e lo è divenuto perché si conclude appunto oggi con la pubblicazione del libro d'artista che raccoglie il lavoro, che documenta il lavoro realizzato in questo periodo, e lo documenta in modo, crediamo, davvero eccellente, con un risultato proprio dal punto di vista artistico davvero alto, e di cui potranno godere coloro che prenoteranno questa pubblicazione, che è uscita in pochissimi esemplari. Ma naturalmente di questo ci parlerà fra poco Serena Goldoni. Ora vorrei invece far entrare in scena le nostre due curatrici insieme all'artista e cedere la parola a Cristina Stefani, che illustrerà il perché. Illustrerà il perché della scelta dell'artista da parte nostra e come il lavoro è stato costruito dall'artista stessa in dialogo continuo con le curatrici dell'iniziativa. Credo di non doverle cedere il microfono perché è già amplificata, e cedo quindi la scena alle nostre tre ospiti in questo primo ambiente del museo. Buonasera a tutti. Come è stato ricordato, il tema del Festival Filosofia a Macchine ha rappresentato l'occasione per ricollegarsi alle origini del nostro museo, rievocando la natura positivista e classificatoria che ne costituisce l'impronta iniziale, appunto nel 1871. E riprendendo concetti dal mondo scientifico, i musei nell'Ottocento si organizzano come delle macchine particolarmente complesse, i cui ingranaggi, rappresentati appunto da dati, reperti e oggetti, avevano la funzione di rappresentare l'idea del progresso. E questa è un'impostazione, un comune sentire che si ritrova nel nostro museo, come si diceva, fondato nel 1871 da Carlo Boni, il primo direttore. E un museo che certamente sulla scia dell'evoluzionismo nasce dalla necessità di conservare i reperti delle terramare dell'età del bronzo, e poi per preservare quei manifatti che rischiavano la dispersione dopo l'Unità d'Italia, ma che nel giro di pochi anni iniziò ad accogliere oggetti donati dalla cittadinanza, ampliando così i propri filoni. E
è lo stesso direttore, il primo direttore Carlo Boni, che sottolinea in una frase che per noi è dato uno slogan identitario, qual era il compito del museo, ovvero quello di accogliere, conservare tutto quanto potesse interessare l'intera popolazione. Ecco, questo è una... dietro questa formulazione all'apparenza molto semplice ritroviamo quella spinta positivista che percorre tutto l'Ottocento, ma anche troviamo quella che è l'ossatura del programma di questo museo, che riusciamo poi a ripercorrere nel suo svolgimento lungo questi 150 anni. E infatti, come dire, l'articolazione variegata delle raccolte, raccolte archeologiche, etnologiche, di arte artigianato, che è proprio la cifra del nostro museo, è la conseguenza delle diverse forme che hanno portato a costruire la storia e la memoria della città, ed è per questo che il nostro museo può essere visto, percepito e gustato come un formidabile archivio di forme, di immagini, ma anche di conoscenze e di contesti, riconducibile alle origini e ai progressi di una ben precisa comunità che è appunto la nostra. Per rigenerare questo concetto abbiamo avviato una collaborazione meravigliosa con l'artista Alice Padovani, il cui lavoro è fortemente caratterizzato da un impulso archivistico, un accumulo ordinato. Alice è un'artista particolarmente colta e a questo progetto ha giovato sicuramente la sua conoscenza del museo. Alice si è messa in ascolto del museo ottocentesco e sta arando un dialogo, una conversazione con il museo. E quindi per realizzare tutto questo noi abbiamo proposto una selezione di oggetti, però questi oggetti non sono stati recuperati dalle vetrine del nostro museo, ma piuttosto da un luogo che ha una forte carica vitale per noi, che è un luogo di conservazione, ma anche di studio e di ricerca, ovvero dai depositi. E questa era anche un'occasione offerta al nostro pubblico per vedere materiale inedito che noi non riusciamo ad esporre, non perché non sia interessante, ma perché il più delle volte manca lo spazio. E quindi attraverso i colleghi che ricordo, Gianluca Pellacani, Elena Righi, Stefano Bulgarelli e anche la nostra collaboratrice Runa Cappucci, abbiamo selezionato circa 300 oggetti rappresentativi delle raccolte di archeologia, etnologia e di arte e artigianato. E tra l'altro qui su questo tavolo vi offriamo un piccolo assaggio di questi oggetti, i cui disegni sono confluiti nel libro di artista cui vi parleremo fra poco. Ecco, questi oggetti sono diventati i protagonisti, gli elementi, i componenti essenziali, gli elementi compositivi di una grande opera che è stata assemblata da Alice in un'azione performativa che si è compiuta e conclusa durante i 3 giorni del festival. E io a tal proposito annuncio un video, un time-lapse che mostra la realizzazione dell'opera.
il video che abbiamo appena visto, che è stato realizzato da Andrea Nicoli, che ringraziamo tantissimo per l'aiuto, la partecipazione con cui ha seguito questo lavoro, ci consente di capire che Alice Padovani ha messo visivamente in scena un'idea del museo e delle sue raccolte come aggregato inscindibile e ordinato di forme e di elementi. Ma ora cederei la parola alla diretta interessata, Alice Padovani. Okay. Se riesco a togliermi la mascherina, che ovviamente si è intrappolata. Allora, grazie mille intanto dell'occasione. Buonasera a tutti. Io, diciamo così, parlo brevemente di quello che è stato un po' questo percorso e come mai è partito dal mio lavoro. Dovete sapere che effettivamente, come diceva Cristina, un po' tutta la mia ricerca artistica e anche in particolare una serie di lavori precedentemente realizzati racconta di questa pulsione archivistica che è veramente il fil rouge che attraversa tutto il mio lavoro. Nella ricerca, appunto, nei lavori pregressi, questo si può vedere attraverso piccoli assemblaggi polimaterici che raccontano di scatole della memoria, di fatto assemblate con oggetti della quotidianità, comunque oggetti contemporanei, quindi cose che trovo, cose parte della mia famiglia, quindi parte della mia storia fondamentale e familiare. Tutto questo processo, appunto, di accumulazione, di conservazione e di idea di conservazione della memoria dentro a uno spazio specifico si è in qualche modo espanso in questo progetto fatto con i musei e in qualche modo ha visto la realizzazione dell'opera di grande formato durante i giorni del festival, si è espanso sia a livello formale e quindi da piccole opere dentro scatole è diventata una grandissima installazione a pavimento, sia a livello concettuale, che forse è anche la cosa più interessante, perché dall'utilizzo di oggetti quotidiani, anche come dire molto contemporanei alla nostra vita di tutti i giorni, ho potuto utilizzare oggetti davvero inconsueti e in qualche modo magici. Perché? Perché parlavano della storia dell'uomo a partire dalle selci di 500.000 anni fa fino ad arrivare appunto attraverso oggetti medievali, a giocattoli antichi, a vestiti degli anni 30, in qualche modo si sono formati in un grande cerchio a raccontare visivamente, quasi fosse una fotografia o una suggestione immediata di tutto quello che è il museo, la macchina museo appunto, qualcosa di incredibilmente complesso che però a colpo d'occhio, anche a colpo di sguardo, doveva davvero in qualche modo esemplificare tutta la storia dell'umanità e raccontarla attraverso l'utilizzo degli oggetti, dei manufatti, eccetera. Non mi voglio dilungare troppo perché poi ha raccontato benissimo in realtà già Cristina, però volevo appunto dirvi quest'altra cosa. Questa raccolta che ha visto la formazione di una grande installazione a pavimento è stata la seconda raccolta fatta. La prima si è sviluppata attraverso i disegni conoscitivi che ho potuto fare di questi oggetti prima di vederli e di toccarli con mano il giorno del festival attraverso delle fotografie. Queste fotografie mi si sono state date anche appunto per cominciare a conoscere la storia del singolo oggetto che avrei potuto poi utilizzare durante l'installazione. E ne ho fatto in qualche modo una fotografia, passatemi il termine, emotiva chiaramente, quindi da come possiamo vedere anche tra l'altro alle mie spalle dall'installazione che ho fatto oggi per questa giornata. Si è trattato di disegnare quasi tutti, 300 questi reperti, sempre appunto in chiave emotiva e quindi più uno sguardo intimo e anche affettivo che io potevo avere nei confronti di questi oggetti e della loro storia. La sintesi definitiva di questo ulteriore percorso e di questa ulteriore raccolta è poi confluita in questo che è l'ultimo passaggio, se così si può dire, ed è il libro d'artista che adesso vi racconterà Serena Goldoni. Grazie a tutti.
Ecco, buonasera a tutti, ringrazio moltissimo Alice Padovani, ho diciamo forse il compito più bello della serata, perché devo presentare il libro d'artista assolutamente in anteprima, perché il volume ci è arrivato da poco ed è il frutto davvero conclusivo di un progetto che ci ha visti coinvolti, Alice in prima persona, ma anche tutto lo staff del museo, e che ha visto davvero una collaborazione veramente molto importante, che ci ha davvero arricchito, soprattutto in questo momento. Il libro d'artista, ve lo vado a presentare, ha una conformazione molto particolare, che è stata pensata proprio guardando gli album da disegno che Alice mano a mano ci ha portato e ci ha raccontato prima della realizzazione dell'opera durante i giorni del Festival Filosofia. Disegni che, come avete visto e come vi ha mostrato Alice, sono allestiti solamente in parte, come una mostra che abbiamo voluto allestire per l'occasione nella parete, in una delle pareti del museo, disegni che sono entrati poi a far parte delle raccolte dei Musei Civici di Modena, quindi un regalo, un'acquisizione molto importante per i musei, che rimarrà a testimonianza del lavoro che è stato fatto quest'anno. Vi dicevo appunto la cartella, che ricorda proprio le cartelle che anche il pubblico di Festival Filosofia ha avuto l'opportunità di guardare durante i giorni dell'installazione, che vado ad illustrare, contiene, oltre a una piccola brochure che raccoglie due brevi testi delle curatrici e un contributo di Daniele Francesconi, nonché alcune fotografie che sono solamente la testimonianza del lavoro che è stato fatto durante i giorni del festival. Ringrazio Paolo Terzi, che è l'autore degli scatti molto belli e molto importanti. All'interno del libro sono stati riprodotti 15 disegni appositamente selezionati e rappresentativi delle raccolte dei musei civici, confezionati appunto in questo album. All'interno la carta chiaramente è una carta molto bella e molto particolare e pregiata. La stampa è una tecnica di stampa che ha permesso una riproduzione assolutamente veritiera del disegno stesso. Tutta la stampa è stata affidata al gruppo industriale FG di Salmiano. Ringraziamo tantissimo i nostri collaboratori di FG, Veronica Borghi e Gabriele Grandi, in particolare per l'assoluta professionalità e competenza e l'aiuto che ci hanno dato nel corso della selezione delle carte e dell'avvio di stampa. Il volume sarà disponibile a partire da lunedì, dalla riapertura di Piano Terra di Palazzo dei Musei, per il pubblico. Tutte le informazioni per la vendita del volume, per l'accesso a Palazzo dei Musei, le potete trovare sul sito dei Musei Civici di Modena fino al 6 gennaio il volume sarà
venduto ad un prezzo speciale fino al 6 gennaio di 100 euro. Io vi ringrazio, continuo a scorrere e passo la parola alla direttrice Francesca Piccinini per i saluti finali. Eccomi qui a concludere questa puntata del Museo in Diretto dedicata all'opera dell'artista Alice Padovani e al suo al libro d'artista realizzato per l'occasione. Un appuntamento che costituisce per il museo l'evento natalizio in Covid. Un evento che è stato quindi organizzato in streaming e che consiste nella presentazione del libro d'artista che viene offerto al nostro pubblico su prenotazione a un prezzo speciale, ma che ha compreso anche una serie di laboratori dedicati ai bambini. Ho qui la scatola del Museo in Scatola, un laboratorio che si è tenuto questo pomeriggio prima della puntata streaming e che si concluderà con il grande tombolone al quale è possibile iscriversi, anch'esso ispirato all'opera di Alice Padovani. Nell'augurare a tutti buone feste compatibilmente con la situazione e soprattutto un 2021 più facile, più ricco di presenze, di frequentazioni, di persone e anche di luoghi, annuncio che le ultime due puntate si terranno in gennaio, il 14 e il 21, alle 18:30, saranno dedicate alle due ricerche sulle quali il museo è impegnato. L'una riguarda l'Alto Medioevo, in particolare il luogo dove è sorto il sito, riconosciuto poi recentemente dall'UNESCO, l'altra invece riguarda il complesso di Sant'Agostino nella sua trasformazione dei secoli fino a divenire Pantheon Estense. Quindi vi do rinnovo gli auguri di buone feste e vi do appuntamento a gennaio. Buonasera a tutti, grazie a chi è intervenuto, grazie al personale Media Group per la sua professionalità e grazie alla nostra responsabile della comunicazione Alessia Pelillo.